Valerio Veronesi, vicepresidente Union Camere Emilia Romagna, presidente della Camera di Commercio di Bologna, a questa tradizionale data della presentazione della congiuntura. Quarto trimestre, soprattutto anno 2018, l'Emilia Romagna la rallenta un po'? L'Emilia Romagna segue un po' il trend che è attivo in tutta Italia, pur rimanendo ai massimi livelli, perché voglio ricordare che insieme alla Lombardia siamo le due regioni che sono ancora più virtuose, che sono in grado di fare un export importante e che in ogni caso hanno retto molto bene e hanno chiuso un anno, seppure in leggero calo, un ottimo anno. Traino, locomotiva l'Emilia Romagna con la Lombardia, lei diceva, e l'export ha un ruolo importante in questo. L'export è fondamentale, l'Emilia Romagna, voglio ricordare che ha fatto quasi 6 punti percentuali nel 2018 superiori, e in ogni caso con un 20% in più nella produzione si colloca ai livelli del 2009. Che sembra un dato non esaltante, ma è un dato che ci permette di poter dire che il sistema Emilia-Romagna tiene assolutamente. Le previsioni vengono fatte, corrette, non è facile. Dal suo punto di vista, qual è la sensazione per i prossimi mesi? Guardi, io sono abituato a pensare positivo e credo che l'ultimo trimestre sia stato un trimestre senz'altro difficile. Aspettiamo i dati del primo del 2019 che posso immaginare essere leggermente migliori di quelli che ci hanno lasciato. Da qua a vedere avanti, purtroppo ci dobbiamo collegare a tutto quello che succede nel mondo, dobbiamo collegarci senza voler fare macroeconomia, ma dobbiamo collegarci a quello che farà la Germania, al discorso che farà la Cina con gli Stati Uniti, anche perché fin tanto che l'export tira così come sta facendo, noi possiamo permetterci di riuscire a pensare positivo.